Hello, ragazze! Eccoci qua nuovamente insieme a me con un nuovo e nuovissimo video. Sapete già, ragazze, cosa andiamo a vedere in questo video? E sì, davvero quest'anno non lo so cosa mi sia passato in testa, però ho preso davvero tantissime, tantissime cose da Zara. Direi di iniziare con un vestitino molto chic. Allora, io ho preso questo vestitino qua che vedete. È davvero bellissimo indossato, vi metto qua le foto mentre lo indosso. Che dire, io sono pazza di lui. È un vestito molto elegante, come vedete. Quest'anno le paillettes sono andate veramente alla moda e continuano comunque ad essere alla moda. Un vestitino, come vedete, smanicato con il collo un po' leggermente alto. Diciamo che è molto aperto da questa parte, come vedete qua nel video, è molto aperto perché si vede quasi metà del seno. Allora, io l'ho preso in una taglia S, non XS, perché credo che non mi stava proprio assolutamente. Quindi dovete stare molto attenti quando acquistate un vestitino, perché tutte le taglie, tutti i vestiti, diciamo che alcuni sono più elastici rispetto ad altri, tipo ad esempio questo qua non è per niente elasticizzato. Questo vestitino a me sta perfettamente perché è un vestito che non è né troppo largo né troppo stretto, quindi va benissimo, cioè per il mio corpo va perfettamente. Poi una bellissima cerniera che parte da qua fino al collo praticamente. E poi ragazze, cioè, vedete che bei colori che ha questo vestito di pagliette, bellissimo, tra il verde, tra il blu, wow. Non so se lo possiate trovare, però diciamo che Zara mette sempre qualcosa di nuovo, quindi state all'occhio perché lo potete trovare, credo di sì. Allora, ora passo a questo altro vestitino, è stampato, come vedete, tutti di fiori. Quest'anno mi sa che va moltissimo, andrà di moda il fiorato, perché nella nuova collezione di Zara, ragazze, ho visto tanta tanta roba coi fiori. Cioè, guardate questo altro vestitino, come vedete qua, indossato è super 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 bello, è molto leggero. Per questo autunno primavera andrà moltissimo bene, che credo che lo possiate comunque tranquillamente usare per tutta l'estate. Come vedete, a me sta benissimo questo vestito, sia di cintura sia di lunghezza, è perfettissimo. Io in questo caso l'ho usato con degli stivali, soltanto ragazze per farvi vedere, per farvi dare un'idea di come si vedeva il vestito. Però con un bel sandalo questo vestitino è bellissimo. Ha una cernerina qua dai lati. Diciamo che sono comunque vestiti molto scolati, non lo so ragazze, ma sono scolatissimi questi vestiti quest'anno da Zara. Come vi accennavo prima, dovete stare molto molto attenti alle taglie, perché per esempio io questo vestitino l'ho preso nella taglia M, perché non è elasticizzato per nulla, è 100% poliestere. Sapete che il poliestere non è elasticizzato assolutamente. Quindi qualunque vestito vi piaccia e vogliate acquistare, leggete soprattutto il materiale, c'è scritto comunque se è elasticizzato oppure 100% poliestere. Mi piace tantissimo questo stampato, mi piace anche come mi sta, la lunghezza, quindi perfettissimo. Allora passiamo ad un altro vestitino, e questo altro vestitino è un vestito a stampo floreale. Come vedete qua anche nel video mi sta davvero perfetto. Come vedete l'ho preso in taglia M, lui non è assolutamente elasticizzato, ha una piccola cerniera che arriva da qui a qui soltanto. Qui c'è un bottoncino da chiudere qua sopra dal collo, dalla parte della schiena, e poi questo qua vi cade e vi rimane aperto. Non so se riuscite a vedere qua nel video, ma è fatto così. È un vestitino anche lui molto molto bello, leggerissimo, ha queste maniche con questi bottoni dorati. Mi sta super 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 bene, come vedete anche nel video, bellissimo. Poi comunque di persona sono vestiti molto molto più belli come lo vedete qua nel video, ecco. Cioè, in questo caso non so se da questa parte riuscite a vedere un po' meglio. Lui aveva un costo di 40 euro più o meno. Io l'ho pagato, non so se ricordo male, sui 15 euro, sui 12 euro. Però comunque vi metterò tutti i prezzi nella descrizione. Ora invece vi faccio vedere questa camicetta super 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 bella. Ha questo materiale viscoso, come vedete qua nella foto, davvero bellissima. Questa l'ho presa in taglia S.
E poi ho questo particolare qui davanti, molto molto bello, molto elegante. Allora, da utilizzare tranquillamente con pantaloni jeans o ad abbinarla a questi pantaloni più eleganti che ho qua. Davvero bellissimi anche loro. Allora, questa camicetta aveva un prezzo più o meno di 40 euro, cioè pensate 40 euro, io l'ho presa a 12,90 euro, quindi 13 euro. Vale comunque la pena di aspettare questi saldi per prendere questa bellissima roba da Zara, perché Zara fa delle cose magnifiche. Sapete che comunque Zara rinnova sempre in continuazione la sua linea di vestiti, quello che fa, quindi troverete comunque sempre da Zara sempre cose nuove e cose bellissime. Ora invece vi faccio vedere questa camicetta che non è un vestito. Vedete qua nel video sembrerebbe un vestitino, ma non è un vestito, assolutamente no. Scusate ragazze se mi si vede qua, ma mi si apre. Ho messo qua per tenere, ma non mi tiene assolutamente niente. Comunque, questa è una camicetta super 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 bella con questo stampato particolare. Però indossata, come vedete qua nel video, è bellissima, bella bella bella. Allora, non è pesante, ovviamente non è elasticizzata, mi raccomando, state attente, come ho detto prima, quando prendete la roba, il materiale, mi raccomando, dovete stare veramente all'occhio al materiale di qualsiasi vestito, perché ci sono M più grande e M più piccole, come S più piccole ed S più grande. Questa invece è una taglia S, pagata 12,95 euro, quindi intorno ai 13 euro, però abbinata a dei leggings. Io purtroppo non ve l'ho fatto vedere con dei leggings, però questa qua deve essere assolutamente indossata o con dei pantaloni super sottili o con dei leggings molto aderenti, perché comunque vi va a coprire tutta questa parte qua dietro, e poi comunque ha questa apertura che non è assolutamente possibile indossarla da sola, assolutamente no. Poi qui c'è una bella cernierina, le maniche sono fatte così, tipo a campana, piccola campanella, ecco. Direi che per ora ci fermiamo e vi lascio alla seconda parte, che vi la metterò in questi giorni, quindi state molto attenti perché vi caricherò la seconda parte dei haul Zara, così ragazzi, di non farvi annoiare assolutamente. Quindi spero che questi outfit, questi vestiti vi piacciono. Fatemi ragazzi sapere qual è stato il vostro preferito e mi raccomando, state attenti prima di prendere una taglia. Guardate sempre al materiale, perché ve lo dice, se lo prendete online vi dice comunque il materiale di cui è fatto. Se no, il mio consiglio è che andate direttamente al negozio, vi provate e poi ragazzi acquistate. Però non andate così ragazze, perché comunque poi è una perdita di tempo, puoi dare indietro tutte le cose che non vi sta. Quindi io vi saluto, vi abbraccio moltissimo, ci vediamo molto presto con un altro video. Mi raccomando, vi invito ancora a iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora, attivare la campanellina che trovate qua sotto, così che ogni volta che io carico un video vi arriva la mia notificazione. Se vi è piaciuto allora questo video, lasciatemi i vostri like di supporto e io vi mando un bacione come sempre, grande grande. Ciao bamboline!